solamente la tua parte migliore. Stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle. Mangi troppe caramelle. Mi scusi, sta mangiando. Mi scusi. Senta, se le dico una data, 20 luglio 1969. Luna? Ah, l'ammaraggio sulla luna. Beh, ero un po' più ragazzo. Da ragazzino cosa ricorda? Niente, ricordo che eravamo in attesa, eravamo tutti lì in paese, c'era solo una persona che aveva il televisore, eravamo tutti fuori ad aspettare questo evento. Sì, ma io ricordo solamente il battibecco che ci fu, che se aveva toccato o non aveva toccato, se aveva messo piede sulla luna, e l'esultazione di Tito Stallone. Sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. A voi Houston. Qui ci pare che mancino ancora 10 metri. Ah. Già. No Ruggero. Ecco, no Ruggero. Una querela quella tra Tito Stagno e Ruggero Orlando che fece storia, come storia dell'umanità la fece la frase di Neil Armstrong, il primo astronauta a scendere sulla Luna. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, disse Neil Armstrong. Neil Armstrong. Senta, ci sono alcuni che però negano che l'Apollo 11 sia andato sulla Luna. Sta lontani da me quelli che negano sia l'allunaggio e sia che la Terra è rotonda. Sì, vagamente mi ricordo, sì. Di vedere la televisione magari. Sì, di vedere la televisione, sì, le prime TV, sì. Fonte di ispirazione per poeti, artisti, cantanti e per i terrestri col naso all'insù in occasione di eclissi e plenilunio, la Luna è diventata meta di conquista anche per gli scienziati e di rivalità. Gli esseri umani sono atterrati sulla Luna il 20 luglio 1969, infatti all'apice di una gara spaziale tra l'ex Unione Sovietica e gli Stati Uniti. L'equipaggio dell'Apollo 11 lasciò una targa di acciaio inossidabile per commemorare lo sbarco. Qui uomini dal pianeta Terra posero piede sulla Luna per la prima volta. Siamo venuti in pace a nome di tutta l'umanità e speriamo che gli umani continueranno a rispettare il nostro satellite e lo spazio. E c'avevo 20 anni, 21, venivo dall'università, da Siena, arrivo a casa e in mezzo alla strada, la stradina di casa, c'era una televisione accesa e ho visto una cosa meravigliosa, il primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Ma c'era attesa in quell'anno, in quel periodo? Tanto che c'era attesa sicuramente, sì, è stato un evento importante che tuttora lo ricordiamo con piacere. Mi ha fatto un po' impressione perché io la Luna pensavo fosse morbida, invece quella era dura. Abbiamo aspettato tutto con un'ansia, anche perché ci interessava anche da vicino per noi abruzzesi che, insomma, col laboratorio sì, sotto il Gran Sasso abbiamo dato anche noi un piccolo contributo a quell'impresa. Luna, Luna, non essere arrabbiata, dai, non...